Buonasera signore e signori, sono il 78, benvenuti con l'ottava parte della nostra guida, la settima parte era la scorsa credo, non mi ricordo che numero è, però benvenuti lo stesso alla nostra guida. Allora, tagliamo questo piccolo arbusto perché dobbiamo avventurarci verso Bluruvia. Andiamo al cottage del signore Marino sul percorso 104. Troviamo un revitalizzante. Ottimo, il revitalizzante per chi non lo sapesse, per chi si fosse messo adesso appunto al gioco, il revitalizzante appunto vi permette di revitalizzare un Pokémon esausto. Però andiamo da questa parte del bosco Petalo perché dobbiamo, usando appunto taglio, esplorare quest'altra parte, dato che non l'avevamo fatto. I Pokémon che possiamo trovare sono sempre gli stessi, anche da quest'altra parte. Qua. Ok. Ah, ci dà un Miracle Seme che potenzia le mosse di tipo d'erba. Potremmo anche darlo appunto volendo, a Shroomish, così almeno gli potenzia le mosse di tipo d'erba, ma per ora tanto. Ecco, non ci serve. Passiamo. Ah, non volevo utilizzare ora i repellenti perché, cioè, all'arrivo a Bluruvia sicuramente ci sarà un po' da faticare all'interno della grotta. Quindi, meglio di no, meglio di no. Allora, fuggiamo da qua. Ok, perfetto. E scendiamo verso sud. Allora, qua c'è un altro strumento. Ottimo, un attacco X. Magari questi strumenti sono anche inutili, però se ne avete un bel po'. Che cavolo era? Se ne avete un bel po' potreste anche volendo deciderli di vendere e guadagnarci un po'. Tentare di prendere i Pokémon degli altri e da ladri. Le Pokémon vanno lanciate sulle Pokémon selvatici, quindi ricordatevelo bene. Qua troviamo una Pokéball, appunto. Vediamo un po'. Dovremmo essere già arrivati. Volevo vedere un po' qua giù che c'era. Non c'è niente, ok. Eccolo qua, il cottage del signor Marino. Entriamo dentro. Eccola qua, la gara. Cioè, questa è, credo che sia la scena più bella di tutti i giochi di Rubino e Zaffiro. Ci stavo le giornate. Potete far rincorrere il signor Marino, oppure potrete fare anche così. Cioè, ah no, non si può stare più nel mezzo? No, no, ce l'ho fatta. Potrete far anche rincorrere Pico il signor Marino. Vabbè, basta. Ehi, aspetta un attimo, Pico. Che sei stato tutto il giorno. Ah, ma non se esci. Ha salvato il mio amatissimo Pico. Siamo in debito con te. Come vorresti imbarcarti con noi? Hai una lettera da portare a Bluruvia? La tua richiesta è senz'altro fattibile. Hai trovato l'uomo giusto. Allora, sappiamo che è Bluruvia? No, subito, immediatamente. A Bluruvia, andiamo sulle ancore, il mio carissimo Pico. Vediamo un po' l'animazione. Motoscafo che se ne va. Oh, che spettacolo. Cioè, ragazzi, è una cosa spettacolare. Questi cavolo di Wingull in giro, che quello in realtà è Pico, però vabbè, hanno rotto anche le scatole di starsene sempre in giro. Eccoci sbarcati a Bluruvia. Se non sbaglio, non ho lettera da consegnare. Se non sai dove andare, ti consiglio di fare un salto alla palestra. Il capolestra sa tutto della sua città. Bene, perfetto. Allora, la prima cosa da fare, in teoria, sarebbe visitare il centro Pokémon. Anche se non abbiamo bisogno, però ricordiamocelo che se veniamo sconfitti, potremmo sempre ritornare qua per ricominciare il nostro checkpoint. Ecco. Ok, velocemente curiamo la nostra squadra e andiamo verso la palestra. Però prima dobbiamo consegnare la lettera. Allora, verso nord, let's go. Oh, eccola qua. Bene, perfetto. È in questa grotta qua che è. Rocco, la rocca, la grotta pietrosa. La grotta Pokémon, che grotta pietrosa. Sono un po' in botta. Allora, vediamo un po' il repellente, repellente, repellente. Ce la faccio. Eccolo qua. Perfetto. Si diminuisce la probabilità di incontrare Pokémon. Ehi tu, più avanti è buio e pesso, non ti sarà facile proseguire. Beh, noi montanari offriamo sempre il nostro aiuto a chi può averne bisogno. Prendi questa, ti sarà utile. L'MT-70 che contiene Flash. Flash non è più una macchina nascosta, una MN, ma è una MT. Ma che è? Gaggio, c'è delle pitture su questi muri.
Ultimamente gli affreschi di questa grotta sembrano essere al centro dell'attenzione. C'è stato un viavai di gente in uniformi rosse e blu, non so di quali team. Ecco fatto. Ok, non possiamo proseguire perché c'è la coda. Allora, la cosa da fare, molto importante adesso, allora è andare a affrontare il capolestra. Però prima battiamo qualche allenatore, perché qui ho visto che ce ne sono abbastanza. Spero che questo non abbia Pokémon di tipo roccia, perché altrimenti con Wingull davanti è un po' difficile. Vediamo un po'. Mandaslakot. Allora, Slakot si può trovare nel Bosco Petalo. È un Pokémon che assomiglia molto a un Bradipo, cioè un Bradipo a forma di Pokémon. Allora, ha una particolarità, praticamente lui ciondola, fa un attacco, come può essere ora che utilizza Sbadiglio, e poi lui ciondola, quindi quando ciondola non può attaccare, è come se dovesse ricaricarsi, ecco, per così dire. Vedete, Pingrone infatti non lo fa attaccare. Ora, Preciso ha utilizzato Sbadiglio, che è la sua mossa principale, si evolve al 25 se non mi sbaglio in questo modo. Non mi ricordo nemmeno. Ma che cos'era? Ma che mossa era? Dai, svegliati, se no mi tocca cambiarci sta 2 giorni. In Slakoth, sì. E appunto Slakoth è quello di tutti e tre Pokémon, perché ha tre evoluzioni con il suo Pokémon, cioè altri due, via. Che è più forte e perde l'abilità di ciondolare, quindi è un attacco veramente mostruoso, una velocità molto potente, e non ciondola. Nel caso, datagli una pietra stante, non fatelo più evolvere, perché se si evolve in Slaking, appunto, Slaking riprenderà il pigrone, appunto, che ha anche Slakoth, anche se mantiene un attacco veramente forte, però insomma perdete sempre un turno e non è una cosa molto bella. Allora, affrontiamo anche questo pescatore. Ma che cos'è quello lì in mare? È un nuotatore, che spettacolo! Sta muovendo a caso. Ancora Ned, che manderà in campo Tentacool. Ned è Ned Flanders, lui. Andiamo con Tylo di utilizzare di nuovo attacco d'ala. Perfetto. Usa Fialo Punte. Ah, Fialo Punte praticamente è una mossa che viene usata molto di più sulle battaglie online. Mandano delle punte che possono essere sovrapposte fino a un massimo di 3 o di 2, non mi ricordo, forse 2. Sì, 2. No, 3. 3, sì. E praticamente il Pokémon che subentra dopo viene o leggermente avvelenato, o avvelenato normale, oppure viene iperavvelenato come con Tossina. Quindi è veramente una mossa molto particolare, però viene usata molto sull'online. Allora, entriamo nella palestra, vediamo un po' se magari lui ci potrà curio dire come entrare in quella grotta. Ehi, cosa mi racconti, Ashi, futuro campione? Il capolestra di Bluruvia, Rudy, allena Pokémon di tipo lotta. Se lotti contro di lui con un Pokémon tipo normale, sei nei guai. Forza, allora, dacci dentro. Io non so se l'ho chiamato Furio o. Non so, Rudy, non mi ricordo. C'ho una memoria veramente terribile. Mi sta bruciando il cervello. Perché è che voglio giocare talmente tanto a Pokémon Omega Ruby che sto registrando tante parti tutte insieme. E magari qualche volta scacazzo anche i nomi. Comunque, il primo Pokémon che manda è un Meditite, che però viene mandato KO per un brutto colpo dell'attacco d'ala di Wingull, che riceve 156 punti esperienza e sarà a livello 16. Ovviamente gli altri Pokémon non credo che li utilizzerò, forse Beldum, ma qui ragazzi la palestra è di Tylo. Allora, vedete un po', per passare avanti c'è un Tapinulan che ci manda indietro, quindi andiamo su questa parte che accende la luce e dobbiamo andare di qua, di qua e di qua per affrontare questo allenatore. Un percorso che dovete usare un pochino la vostra memoria. Allora, questa cintura nera manda Machop, che è a livello un po', credo 13 forse, non mi ricordo, ma vedrai che 13 sono infatti. Usiamo un attacco d'ala, ovviamente i Pokémon di tipo lotta sono molto deboli a mosse tipo volanti e psico, però questo Machop riesce a resistere. Usa fuoco all'energia, mi sembra di aver letto che era fuoco all'energia. Usiamo di nuovo attacco d'ala e Machop viene mandato KO, perfetto, ottimo. Taglio 169 punti esperienza e credo anche che
Mudkip si evolva senza combattere con i punti di esperienza. Di nuovo sulla luce. Allora, questo qui è un pochino più facile. Ok. Andiamo a affrontare l'ultima, prima del cavallestra. Vediamo un po'. Combat Girl che ha due Pokémon. Ha un Meditite e credo un altro Meditite. Vediamo un po', Usiamo attacco d'ala di nuovo. Perfetto. E manderà un Machop. Machop ha una discreta difesa rispetto a Meditite. È un pochino più pompato. Vediamo. Ah, no. Questa volta al 13 è veramente molto più forte, è una difesa migliore. Ok, Tylo sale a livello 17, per fortuna un livello molto alto e vorrebbe imparare doppio team, però io preferisco di no, anche perché ha beccata il nostro Tylo, attacco d'ala, fuoco all'energia e attacco rapido. Fuoco all'energia, credo proprio che il botto in testa Shroomish sì, molto buono, che lo utilizzerò prima, cioè come mossa appena toccherà a noi al cavallestra, perché almeno ci aumenta la probabilità di brutti colpi. Zigzagoon sale a livello 12, che tenta di imparare Occhioni Teneri, che la mossa è tipo fata se non mi sbaglio, cioè folletto. Chi la usa rivolge. No, ok, no. Non mi interessa. Fa praticamente calare l'attacco, insomma, non è un granché. Mudkip sale a livello 16 e quindi si evolverà. Ottimo, tutto in questa palestra sta succedendo. Vediamo un po' l'evoluzione del nostro Mudkip. Cosa? Mudkip si sta evolvendo? Let's go. Vediamo un po', questa ve la lascio proprio godere, anche se io volevo Mudkip, poi mi piace di più. Eccolo qua, si è evoluto in Mar. In sì, in buona. Sì, Marstomp, che stavo dicendo Swampert, boh, ero confuso. Allora, se volete un consiglio, tanto tento di fare il colpo di fango, glielo faccio apprendere. Per chi ha iniziato con Trippo, aspettate e fatelo evolvere a livello 21, perché vi impara Mega Assorbimento. Quindi, se volete, ecco, fatelo evolvere un pochino più tardi. Allora, stiamo nella luce. E guardate qua, questo è un pochino più complesso come cosa, ma basta. Eccoci qua, perfetto. Eccolo qua, Rudy. Allora, fammi vedere, Tylo è a posto, la squadra è a posto, perfetto. Let's fight Rudy. Quanti strumenti per l'attività fisica. Eccolo qua, il campione. Sono Rudy, cavolestra di Bluruvia. Ho sfidato l'impeto dei leoni di questo mare per diventare più forte. Mi sono fatto le ossa in una grotta fuori città, quella che dobbiamo andare a vedere, e mi sono allenato con costanza in questa palestra. Hai intenzione di sfidarmi? Fammi vedere cosa sai fare. Vai, sfidiamoci. Vediamo un po' chi sarà più forte. Manda in campo Machop, sul primo Pokémon. E a che livello, eh? Ha due Pokémon, l'altro è Makuhita, sono proprio di tipo lotta. Livello 14, quindi dobbiamo stare molto attenti. Usiamo attacco d'ala con Tylo. Grandissimo, utilizza Fulmisguardo. Allora adesso Rudy utilizzerà uno strumento, quindi noi utilizziamo Fuoco all'energia, perché tanto con una super pozione perdevamo comunque sia il turno. Invece con Fuoco all'energia aumentiamo la nostra probabilità di causare un brutto colpo al Pokémon avversario e di mandare più facilmente KO. Usa Gran Fisico, aumenta la difesa e l'attacco del Machop. Noi attacco d'ala di nuovo per essere proprio sicuri. Ah, un brutto colpo l'abbiamo dato ora. Ok. Tylo riceve 183 punti esperienza e manderà Makuhita adesso. Vediamo un po' se contro Makuhita ce la possiamo fare. A livello 16, attenzione perché è molto forte Makuhita. Usiamo attacco d'ala, ma non abbiamo paura. Grandissimo! Ottimo, ve l'avevo detto ragazzi, fuoco all'energia è veramente utile come mossa. E infatti un attacco d'ala, un brutto colpo, Bendum sale a livello 15 ragazzi. Abbiamo sconfitto Rudy. Però non credevo fossi così in gamba. Esce 88, 1920 poche monete. Perfetto, molto bene, prendi questa medaglia, te la sei meritata. La medaglia pugno credo che sia questa. Ottimo ragazzi, siamo veramente veramente forti a questo gioco.
Adesso riceve la medaglia pugno da Rudy. Con la medaglia pugno ti obbederanno tutti i Pokémon fino a livello 30, compresi quelli ottenuti tramite scambio. Ah, tieni anche questa. Sono sicuro che la tua sfrutterà a dovere. Con questa anche i tuoi Pokémon metteranno su un po' di muscoli, ovvero gran fisico. Se ve la ricordavate, l'aveva utilizzata Machop e aumenta temporaneamente l'attacco e la difesa. A questo punto, perfetto. Sei stato nella grotta pietrosa che si trova a nord della città? Sì, ma c'era la gente. È un luogo affascinante, pieno di pietre rare e pitture rupestri risalenti a migliaia di anni fa. Quando l'ho detto a Rocco, un mio amico, ci si è precipitato senza neanche lasciarmi finire di parlare. Quindi, la prossima parte andremo all'esplorazione della grotta. Grazie per avermi visto. Grazie per avermi visto, no, grazie per avermi visto questa parte. Votate, commentate, iscrivetevi. Ciao da 88. Ciao ragazzi.